Benvenuti sul canale Il Diario di un Musicista Musicologo di Gino Monaldi, Impressari celebri del secolo XIX, capitolo XIII. Il Barbaglia, il Merelli, il Lanari e lo Iacovacci passarono attraverso gli alti e bassi della buona e della cattiva fortuna, e così, più o meno, gli altri tutti che vollero tentare la pericolosa speculazione del teatro. Eppure vi fu un impresario che la cattiva fortuna non conobbe mai. Questo essere privilegiato si chiamò Maurizio Stracosci, a cui toccò il fortunato incontro di una preziosa miniera, quella di Adelina Patti. Il fortunato incontro ebbe luogo a Parigi, dove lo Stracosci ebbe la combinazione di trovarvi Salvatore Patti, che dirigeva colà il Teatro Italiano. Il Patti aveva con sé le due sue figliuole, Amalia e Adelina, quest'ultima allora dell'età di 6 anni. Gli affari al Teatro Italiano andavano male. Lo Stracosci offrì allora contratto alla compagnia di cui faceva parte Amalia Patti, per una tournée che durò circa 2 anni, e alla fine di essa l'impresario divenne il marito della sua scritturata Amalia Patti e cognato quindi di Adelina. Da quel giorno sino a quando Adelina divenne la moglie del marchese De Cause, Maurizio Stracosci ebbe sempre con sé la piccola diva. Il primo concerto di Adelina, narra lo Stracosci, fu dato a Baltimora. A questo primo esperimento, malgrado l'amitezza dei prezzi, lire 2,70 per ogni posto senza eccezione, non accorsero che un centinaio circa di persone. Al secondo, però, le 100 persone diventarono 300. Al terzo, la sala era gremita, e così in seguito. 2 anni dopo, Adelina Patti era già celebre e faceva guadagnare somme enormi al suo impresario. Basti dire che questi, in un impeto di signorile generosità, lacerò il contratto mediante il quale Adelina Patti era legata ancora a lui per 5 anni con una paga di lire 2000 al mese per il primo anno, di 3000 per il terzo, di 4000 per il quarto e di 5000 per il quinto. Adelina volle non di meno rimanere ugualmente col suo primo impresario, se non che da allora in poi i suoi onorari salirono vertiginosamente, sino a raggiungere cifre addirittura fantastiche. Se la Patti poté essere quotata a così alto prezzo nel mercato teatrale, il merito ne va dato in buona parte alla sagacia del suo impresario. Un esempio: una volta Blanc, il direttore del casinò di Hamburg, richiese la Patti allo Stracosci per alcuni concerti. Se non che, avendo lo Stracosci ristretto le sue pretese a lire 3000 per sera, Blanc dichiarò che eragli impossibile concedere una tale paga, data la ristrettezza della sala. «Ebbene», disse lo Stracosci, «facciamo così, non fissiamo la paga. Voi quoterete i posti a un Luigi ciascuno, lire 20, e darete alla Patti la metà dell'incasso. Questa metà rappresenterà la cifra da concedersi anche per i futuri concerti». Il Blanc non poté a meno di provare un senso di commiserazione per l'impresario della diva e nella sua lealtà. Gli fece osservare che con prezzi così elevati si allontanerebbe la maggior parte del pubblico, cosa che avrebbe esposto la Patti a cantare per un compenso assolutamente derisorio. Ma lo Stracosci rispose: «Ciò è affar mio». Ebbene, l'incasso della prima sera superò le lire 10.000, sulle quali 5.000 andarono come d'intesa alla Patti. Con questa cifra, pertanto, vennero definitivamente stabiliti gli onorari della Patti per i futuri concerti.
Nel 1878 lo Stracoche condusse per la prima volta la Patti in Italia. L'entusiasmo dei nostri pubblici per la celebre cantante raggiunse il delirio. Bastava l'annunzio di una rappresentazione della diva perché il teatro fosse venduto tutto in poche ore e notisi che il biglietto d'ingresso non era mai inferiore alle 10 lire, le poltrone costavano lire 50 e i palchi a Milano si pagarono persino 2000 lire. Al Pagliano, oggi Verdi di Firenze, dove il prezzo del biglietto d'ingresso non aveva mai superato i 3 franchi, lo Scaraberni, altro impresario ben noto, ebbe l'audacia di far cantare la Patti con una paga di lire 10.000 per sera, alzando il biglietto d'ingresso a lire 10, cosa addirittura inverosimile per Firenze. Eppure il risultato fu ottimo e lo Scalaberni guadagnò in 3 sere oltre 30.000 lire. La sua audacia fu largamente ricompensata. Con simili profitti, un impresario avrebbe potuto arricchirsi facilmente in pochi mesi. Disgraziatamente, le rappresentazioni della Patti non erano mai sicure. La celebre cantante andava soggetta a crisi nervose, a capricci e irritazioni improvvise, contro le quali occorreva pazienza, astuzia e rassegnazione ad un tempo. Lo Schurman, altro impresario famoso, che ebbe per qualche tempo con sé Adelina Patti, nelle sue memorie, fra le tante vicende bizzarre occorsegli durante il periodo della tournée con la Patti, narra questo ameno aneddoto. Alla vigilia della partenza per Bucarest, dove era fissata la rappresentazione per l'indomani, Adelina ebbe una delle sue ribellioni improvvise. «Domani non andrò assolutamente a Bucarest. Pensate ad avvertire subito il pubblico». Reagire sarebbe stato pericoloso. Lo Schurman conosceva l'umore della diva. Bisognava ingannarla senza contraddirla. «Sta bene», rispose pronto lo Schurman. «Vado subito a telegrafare». «Mi dispiace, perché il teatro era già tutto venduto, ma infine ciò poco importa. Quello che più mi spiace è la delusione che proveranno tutte le autorità civili e militari di Bucarest, che avevano stabilito di trovarsi in pompa magna all'arrivo del treno per rendervi omaggio. Pazienza, dovranno rassegnarsi anche loro». «Come? Come?» esclamò Adelina. «È proprio vero quello che dite?» «Perbacco, verissimo. Lo vedrete se vorrete». «E allora verrò», disse la diva in tono regale. Naturalmente, nella trovata del furbo impresario non c'era una parola di vero, ma ormai non era più possibile ritrattarsi. Bisognava dare vita alle ombre e fare che la favola divenisse realtà. Lo Schurman prese subito il suo partito, l'unico del resto che gli rimaneva. Mediante la spesa d'un migliaio di franchi, egli assoldò una 50ina di coristi di teatro, facendo loro indossare costumi borghesi e militari diversi, a seconda dell'ufficio o del grado che dovevano rappresentare. E così la diva, arrivando alla stazione, ebbe l'illusione perfetta dell'omaggio cortigianesco promessogli dallo Schurman. Questo esempio valga per tanti altri del genere, escogitati dal fantasioso impresario per difendersi dalle stravaganze capricciose della sua scritturata. Poiché ho parlato poco prima di Maurizio Stracoche, non posso non ricordare il fratello minore Ferdinando, anch'esso speculatore audace ed accorto, che ebbe per 2 anni l'appalto del Teatro Apollo di Roma. Dopo la morte di Jacobacci, l'Apollo era stato molto trascurato e la venuta dello Stracoche valse a ridonargli l'antico splendore.
Durante quella memorabile stagione, il pubblico romano poté udire sulla scena dell'Apollo una pleiade di prime donne famose che si chiamavano Donadio, Turolla, Maria Duran, Oselio, Kopka, Duvivier e di cantanti quali il Barbacini, Stagno, Cotogne, Maini, Engel, Bertini, Lorraine, Vaselli, eccetera, eccetera. Furono rappresentate parecchie opere nuove per Roma, fra cui Mefistofele, Gioconda, Lohengrin e per la prima volta in Italia la Lakmé di Delib. Direttore d'orchestra in quelle stagioni fu Edoardo Mascheroni. Vicino ai nomi di Maurizio e Ferdinando Stracoche si ha il dovere di porre quelli di Ebbi e di Maurizio Grau, due fra i maggiori impresari dell'epoca. Il primo specialmente d'una personalità talmente importante che ci obbliga a consacrargli particolare menzione. Ebbi fu chiamato a sua volta in America il Napoleone dei direttori di teatro e infatti fu veramente degno di questo nome. Egli giunse a possedere a New York due teatri, il Grand Opera e il Park Theater, che bruciò la prima sera in cui doveva aver luogo il debutto di Lenxi. Con Sarah Bernhardt, Irving, Ellen Terry e Anderson al Lyceum Theatre di Londra, Ebbi guadagnò somme favolose. La sola tournée con Sarah Bernhardt gli fruttò più di 500.000 franchi. Ebbi è stato il più liberale e generoso degli impresari. Si potrebbe dire che la sua liberalità rasentasse quasi la follia. Egli non mercanteggiava mai, aveva una frase singolare con la quale rispondeva a tutte le richieste degli artisti, accettandone le condizioni. «È troppo giusto», soleva sempre dire, «faccio preparare il contratto». Ebbi fu il primo che ebbe l'ardire di assegnare alla Patti una paga di lire 20.000 per sera. Quando più tardi fu nominato direttore del Metropolitan Opera, egli si recò in Italia, dove per l'acquisto dei costumi, degli attrezzi e delle armature spese oltre 500.000 franchi. Niente gli sembrava troppo caro. Seguendo la sua abitudine, egli pagava senza mercanteggiare, concludendo sempre i contratti con la nota frase «è troppo giusto». La stagione al Metropolitan Opera, piuttosto che una speculazione teatrale, divenne pertanto una vera orgia lussuosa, quale gli stessi americani non hanno più riveduto nemmeno in questi ultimi tempi. Le opere erano infatti allestite con un fasto ed una suntuosità regale, e riguardo all'elenco artistico basteranno a dimostrarne l'importanza i nomi della Nilsson, della Sembrich, della Scalchi, della Trebelli, della Valeria, della Fussmadier e di Campanini, di Stagno, di Capul, di Del Puente e di Cashman. A proposito di quest'ultimo, il colonnello Mapleson, altro famoso impresario americano, ebbe un motto spiritoso. Cashman in inglese, sostituendo alla K una C, vuol dire uomo di contanti, uomo che paga. Cashman. È lo scritturato di cui il signor Ebbi maggiormente ha bisogno, esclamò Mapleson quando seppe la scrittura del celebre baritono italiano. Basti dire che le spese quotidiane ammontarono a lire 40.000. Nella cifra sembrerà esagerata quando si rifletterà alle paghe di alcuni artisti. Christina Nilsson riceveva 10.000 franchi per sera. Marcella Sembrich, lire 7.000. Il tenore Campanini, 5.000. Stagno si contentava di 4.000. E così via in proporzione.
Il signor Abby non ignorava che il reddito del teatro non poteva colmare le spese, ma non credeva però che il passivo alla fine della stagione si aggirasse attorno al milione. L'Abby godeva però le simpatie degli abbonati, i quali vollero riparare, almeno in parte, la grave perdita, offrendo all'Abby un regalo di 250.000 franchi, insieme ad una targa d'oro su cui era incisa la data dell'ultima rappresentazione. Per l'Abby, un milione più o meno non era del resto un peso troppo grave. Oltre ai suoi teatri di New York, egli ne aveva uno a Boston e un altro a Chicago. E mentre al Metropolitan la cassa dell'impresa si vuotava, a San Francisco si riempiva. Cose di America.